In cosa posso ubbidirla? Disse Don Rodrigo a Padre Cristoforo. Vengo a proporle un atto di giustizia, a pregarla ad una carità. Certuomini, certamente di malaffare, hanno messo innanzi in nome di Vossignoria Illustrissima per far paura a un povero curato e impedirgli di compiere il suo dovere e per soverchiare due innocenti. Lei può, con una parola, confondere coloro, restituire al diritto la sua forza e sollevar quelli a cui è fatta una così crudel violenza. Lei può, e potendolo, la coscienza, l'onore. Lei mi parlerà della mia coscienza quando verrò a confessarmi da lei. In quanto al mio onore, ha da sapere che il custode ne sono io, e io solo, e che chiunque ardisce entrare a parte con me di questa cura, lo riguardo come il temerario che offende. Oh. Mi corregga pure e riprenda se non so parlare come si conviene, ma si degni di ascoltarmi. Per amor del cielo, per quel Dio al cui cospetto dobbiamo tutti comparire, non s'ostini a negare una giustizia così facile, così dovuta a dei poverelli. Padre, il rispetto che io porto al suo abito è grande, ma se qualche cosa potesse farmelo dimenticare sarebbe il vederlo indosso a uno che ardisse di venire a farmi la spia in casa. Insomma, padre, disse Don Rodrigo, facendo atto d'andarsene, io non so quel che lei voglia dire, non capisco altro se non che ci si deve preoccupare di una fanciulla che le preme molto. Ebbene, già che lei crede che io possa far molto per questa persona, già che questa persona le sta tanto a cuore, la consigli di venire a mettersi sotto la mia protezione. Non le mancherà nulla e nessuno ardirà di inquietarla, a chi io non sono cavaliere. La vostra protezione, la vostra protezione. È meglio che abbiate parlato così, che abbiate fatto a me una tale proposta. Avete colmata la misura e non vi temo più. Come parli, frate? Parlo come si parla chi è abbandonato da Dio e non può più far paura. La vostra protezione. Sapevo bene che quella innocente è sotto la protezione di Dio, ma voi me lo avete fatto sentire ora con tanta certezza che non ho più bisogno di riguardi a parlarvene. Lucia, dico, vedete come io pronunzio questo nome con la fronte alta, con gli occhi immobili. Come? In questa casa? Villano rincivilito, proseguì Don Rodrigo, tu tratti da par tuo, ma ringrazia il saio che ti copre codeste spalle di mascalzone e ti salva dalle certezze che ti fanno a tuo pari per insegnar loro a parlare. Esci con le tue gambe per questa volta e la vedremo. Uscito fuori e voltate le spalle a quella casaccia, Fra Cristoforo respirò più liberamente e s'avviò in fretta per l'ascesa, tutto infuocato in volto, commosso e sottosopra, come ognuno può immaginarsi per quel che aveva sentito e per quel che aveva detto.